Buon Aspetta che pomeriggio. vediamo se posso partire. Sì, è partito, vai, vai. Ok. Buon pomeriggio, sono Laura Tagliaferri, la responsabile Vediamo. dell'ufficio giovani e dell'informa giovani multitasking. Benvenuti. Con la diretta di oggi siamo al quarto appuntamento intitolato Il fallimento dall'A alla Z del ciclo di incontri banchi di prova. In live streaming sulla nostra pagina Facebook, Banchi di Prova, è un ciclo di 10 incontri, ne abbiamo già fatti 3. Sono incontri e laboratori informativi e formativi e sono dedicati allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze rivolte ai giovani. Il percorso quindi è rivolto a tutti coloro che abbiano voglia, che desiderano crescere le proprie attitudini professionali, sviluppare idee e progetti autoimprenditoriali. Abbiamo cominciato lo scorso 7 aprile con un incontro rivolto a chi ha la partita IVA o chi desidera aprire la partita IVA, quindi insomma a tutti gli aspetti amministrativi e fiscali che comportano. Il secondo incontro l'abbiamo dedicato ad un'esperta progettista in fundraising che ci ha parlato di bandi culturali. L'incontro scorso che abbiamo tenuto il 12 maggio è stato dedicato al crowdfunding. Abbiamo ospitato 3 piattaforme molto interessanti che si occupano di questo. Avremo un altro incontro a giugno, poi avremo una pausa estiva e riprenderemo con 5 incontri che saranno più dei laboratori pratici. Questi speriamo di poterli fare all'Informa Giovani, la nostra sede in Piazza Maggiore a Palazzo del Corso, speriamo di poterci rivedere presto de visu. Tutto questo è frutto di un lavoro di coprogettazione che ogni anno svolge, elabora l'ufficio giovani del Comune di Bologna attraverso il lancio di un bando rivolto alle associazioni, ma anche alle cooperative, insomma a tutte le realtà del territorio che si occupano di giovani, per sviluppare iniziative ed interventi rivolti ai giovani del territorio. In particolare, quindi, Banchi di Prova è un progetto che ha sviluppato l'associazione Miglio Doc, qui abbiamo Mianu e Cecilia che ringrazio per questo bel programma, e poi Scambi Europei, ACLI e AIGE Bologna. Ma voglio ringraziare in particolare gli ospiti di oggi, che sono Francesca Corrado, buongiorno Francesca, di Scuola di Fallimento, e Davide Bart Salvemini, che ci parleranno di fallimenti, sono molto curiosa, e sono molto curiosa di sentirli e di come ci si può rialzare e ripartire più forti dopo un fallimento. Grazie, e sto qui con voi, curiosa di ascoltarvi. Grazie. Grazie Laura, grazie mille per l'introduzione. Bene, allora partiamo, direi che possiamo partire magari con Davide che ci racconta un po' del suo progetto della piccola enciclopedia del fallimento e poi un po' la sua storia e come è arrivato insomma a questo progetto qui. Prego. Ok, ciao a tutti. Intanto allora condivido la pagina. Arrivo. Ovviamente. Ce l'hai? No, non mi compare ancora, aspetta. Intanto dico, per chi fosse curioso, avesse delle domande da fare, ce le può fare direttamente nei commenti, poi le leggeremo in base all'argomento durante o insomma alla fine delle presentazioni. Allora, problemi tecnici ovviamente ci devono essere sempre, Ma se sì. no non sarebbe un discorso sul fallimento. Eccolo qua. Ora va? Sì, aspetta. Eccoci, vai. Allora, partiamo subito con, diciamo, il libro per cui ve lo presentare, che è Piccola Enciclopedia del Fallimento, che è un libro, diciamo, edito da Opipolla. Con le storie scritte da Carlotta Collavieti. Ed è una piccola enciclopedia che racchiude in sé diverse storie di tutto il mondo, storie di fallimenti, storie reali, anzi, molto spesso quando vengono lette è difficile crederci veramente, però sono storie che comunque sono state la partenza per poi grandi invenzioni, e
grandi esplorazioni o comunque scoperte che hanno cambiato il mondo. Tra queste, diciamo che c'è anche la storia di come è nato il paracadute, che potete immaginare che di fallimenti prima ce ne sono stati tantissimi. Ed è una raccolta, come ho detto, che racchiude questi fallimenti. Questo perché? Perché diciamo che il fallimento, soprattutto nel presente, ma ovviamente non solo nel presente, è sempre un aggettivo, un nome che viene ritenuto negativo, di cui non bisogna parlarne, e gli unici a parlare devono essere sempre i vincitori. Ovviamente, cioè, io penso che per arrivare ad essere vincitori bisogna capire anche dove si è sbagliato, quali strategie adottare, come cambiare il punto di vista sulle cose. E ovviamente in questo libro ogni storia poi è stata illustrata per dare, con un'illustrazione unica, per dare un'immagine evocativa alla storia, riassumerla in una sola immagine. Quello che volevo raccontarvi a voi è anche come è nato il secondo libro, che è un graphic novel. Vi faccio arrivare subito all'ultima pagina, che sarebbe questo qua. Ed è un graphic novel nato, diciamo, 3 anni fa, è uscito poi, edito 2 anni fa, con Eris Edizioni. Ed è un libro che dentro di sé racchiude l'idea di come intorno a noi ci sono tantissime storie, tantissimi tipi di realtà, perché noi pensiamo sempre che la realtà sia unica, quando in realtà, scusate la ripetizione, tutto dipende anche dal punto di vista che si ha sulle cose, e il punto di vista dipende molto dalle esperienze che si hanno avuto. Quindi quello che volevo raccontarvi è come... Perché vi parlo di Caledo? Perché quello che volevo raccontarvi è come è nato questa storia qui. Diciamo che il mio più grande fallimento, credo, ed è ancora adesso, quello di vivere un po' anche... cioè vivere un'idea sulla vita, cioè avere un'idea di quello che dovrebbe essere, quello che vorrei che fosse, che però in realtà... Pensarla così ti annebbia un po' quello che ti è intorno, perché tu vuoi qualcosa ma non ti rendi conto mai di quello che è veramente intorno a te. Mi viene in mente, da questa diciamo, affermazione, mi viene in mente anche il film Silenzio che è New York, dove c'è questo regista che continua a vivere una vita, cioè non si rende conto della bellezza che è intorno e continua a vivere una vita perché sta cercando di fare qualcosa di diverso, qualcosa di più grande, ma e non si accorge invece che intorno a lui la vita continua a scorrere, succedono cose belle. E quello che ho sempre voluto, cioè ho sempre amato la vita romantica degli artisti, dei bohemien, questa vita piena di avventure, piena di... cioè che ogni giorno non sapevi mai come sarebbe andata a finire, ogni incontro non sapevi mai dove ti avrebbe portato poi. Ad esempio, c'è una vita che comunque è una vita che ci viene raccontata sui libri, sui documentari, però come ogni film, come ogni documentario, la vita che ci viene raccontata è sempre la parte più interessante, togliendo quello che poi è la quotidianità di ognuno di noi. Quindi anche un artista che grande esploratore o comunque... un personaggio famoso di cui noi sappiamo tutte le avventure, tutte le cose che ha fatto, non ci rendiamo conto che comunque è comunque una persona come noi e anche lui ha avuto le sue giornate di noia, le sue giornate di nulla facenza o comunque anche di pessimismo che lo portava a dire ok, adesso non ce la faccio più e come devo fare per andare avanti. Ovviamente io volevo qualcosa di più grande, cercavo di vedere sempre qualcosa di diverso e nuovo. E questa ricerca, cioè proprio una ricerca di quello che poteva essere, diciamo, il concetto di arte e il poter, come dire, mettere dentro le proprie immagini, dentro la propria ricerca, la vita stessa. Ovviamente diciamo che il cercare sempre qualcosa di diverso, qualcosa che non hai davanti agli occhi, cercare sempre qualcosa di nuovo,
non è semplice. E ovviamente dipende anche, con come detto prima, dalle esperienze che una persona fa. E ovviamente in base a queste esperienze ci sono, secondo me, due vie. Cioè, una in cui dici ok, mi tocca fare questo e continuerò a fare questo per sempre, e la vita non va bene, non posso fare nulla di più, o comunque vedere in queste opportunità, in queste situazioni negative, un modo per trovare nuove soluzioni. E come tutti quanti, ho sempre fatto diversi lavori, quindi da lavorare al bar, lavorare in fabbrica, o fare anche il fotografo in Calabria, in un villaggio turistico. Sono sempre stati lavori che magari non erano quello che volevo dalla mia vita, ma che comunque di per sé tenevano, come dire, qualcosa di positivo, qualcosa da raccontare. Perché ovviamente se uno fa sempre il percorso pulito e preciso da A a B, è difficile che quando è arrivato a B riesci a inserire più cose, cioè a dare un punto di vista diverso sulle cose, perché comunque è un percorso già scritto e che tutti quanti oramai sanno come va a finire. Quando in realtà penso che fare diverse esperienze, cambiare, e trovarsi anche in situazioni non del tutto positive, sia un buon modo per riuscire poi a prenderlo e trarre spunto per raccontare cose nuove, cambiare anche i punti di vista. E come dicevo, quella situazione di continuo, come dire, malessere interiore, nel senso di volere sempre delle cose diverse, mi ha portato a una situazione in cui cioè, veramente stressante come situazione, come realtà. E ovviamente, come tutte le persone, quando arriva una situazione di forte stress, c'è sempre un punto particolare del corpo che si sveglia e dice: stai andando troppo oltre. Quindi c'è qualcuno che lì, che ne so, gli viene dei problemi sulla pelle, o comunque o dei tic. A me era successo qualcosa di strano, cioè praticamente ho avuto un problema all'occhio sinistro, che ha iniziato a farmi vedere le cose in modo completamente diverso, perché praticamente dall'occhio sinistro non riuscivo più a vedere le linee dritte, ma vedevo tutto quanto ondulato, e oltre alle linee anche le persone, ovviamente l'ambiente circostante, quindi avevo due modi di guardare la stessa realtà. E quella situazione mi ha portato a, cioè, come esempio, diciamo, un po' poetico, l'esempio di Paura e Delirio a Las Vegas, dove ci sono queste creature deformi, mostri, diciamo che non vedevo mostri, ma vedevo cose ondulate. E continuo ancora adesso, anche se mia parte, a vederli in questa maniera. E questa situazione di doppia realtà mi ha fatto anche iniziare a pensare al fatto che, ok, io in questa situazione, questa realtà la guardo in questa maniera, però chi è di fianco a me magari è la stessa, ma la sta guardando in tutt'altro modo, gli sembra qualcosa di diverso. E la stessa cosa la puoi vedere anche in modo, tra virgolette, filosofico, nel senso che una situazione adesso che per me è negativa, che mi sembra la fine del mondo, per qualcun altro può essere semplicemente un problema che si può risolvere con tranquillità. O soprattutto anche nel mio tipo di lavoro, quando arriva una scadenza, che ne so, entro 2-3 giorni devi consegnare 10 illustrazioni, può essere qualcosa di brutto, che ti blocca completamente e non ti riesce a andare, cioè, e non ti fa andare avanti. O comunque, se la si vede in modo positivo, potrebbe essere una situazione per trovare anche un nuovo stile, un nuovo modo di concludere lo stesso con illustrazioni in modo bello, però è anche funzionale. E comunque darti la possibilità di riuscire ad arrivare dentro la scadenza consegnando un buon lavoro. Quindi questa situazione dell'occhio mi ha proprio iniziato, cioè ha dato sfogo a questo modo di vedere le cose sempre in modo diverso, non prendere mai nulla per certo, nulla, cioè non il pensare che ok, io ragiono così, quindi quello che vedo è così, ma il dire no, quello che vedo io ragiono in questa maniera, però per altri la cosa può essere completamente diversa, vediamo cosa pensano gli altri e come quella cosa lì può cambiare me
darmi come dire, aprirmi nuove vie. E questa situazione, come dicevo, mi ha portato poi a creare questo libro, in cui il personaggio principale, che diciamo è un pirata, ma in realtà non si parla di pirati, è un pirata che cerca sempre le avventure, cerca sempre di conquistare tesori e fare del male, ma in realtà, ovviamente non voglio spoilerare, però arriva in un punto in cui scopre un altro mondo, o comunque altri mondi, e si rende conto che cioè il suo punto di vista sulle cose magari era il suo unico e personale, e per arrivare a certe cose, o comunque per poter vivere la vita in altre maniere, o anche in modo positivo, quindi prendersela anche bene, aveva bisogno anche di guardarlo da diversi punti di vista, e così anche trovare nuove avventure, nuovi compagni di viaggio, e crearsi una nuova storia. Con questo volevo chiudere. Eccomi qua. Quindi, nel senso, secondo me il fallimento è un... cioè, come dicevo prima, qua viene del live, che comunque siamo... non credo esistano esperti di fallimenti. Più che altro bisogna, in qualche modo, comprendere il fatto che anche se si è falliti... No, falliti. Si è falliti in un momento, non in generale come persona. Ma anche se si è falliti, quel fallimento lì può essere soltanto... Se si viene preso in un certo modo... può essere soltanto il modo per ricominciare da capo e trovare nuove soluzioni. Come dicevo prima, quello col paracadute, se non si fosse fatto tanto male, ma tanto, non si sarebbe capito che magari c'era bisogno di più distanza per aprire il paracadute e planare tranquillamente sulla terra. Ovviamente potete capire come è finito il fumolanzo, però non voglio rendere più splatter la situazione, quindi... Grazie mille Davide per aver condiviso questa storia, e sicuramente ci sono un sacco di spunti assolutamente di cui parlare. Magari facciamo così, passiamo la parola a Francesca e poi magari andiamo avanti con domande e quando volete insomma rispondete anche voi. Quindi adesso parlo a Francesca della Scuola di Fallimento di Modena, prego. Grazie intanto per l'invito. Non sono un'esperta di fallimento, però ho fatto del fallimento lavoro e di tutto nasce da una serie di errori e fallimenti diciamo che hanno caratterizzato la mia vita. Non so se vedete lo schermo. Aspetta che lo metto subito. Allora. Si vede? Sì. Perfetto. Allora, io anziché far vedere il mio libro, vorrei far vedere la mia Bibbia, che è questa, che è la legge di Murphy, che è una serie di considerazioni originali sulla vita che rispecchiano un po' quello che è capitato a me. La legge di Murphy, la prima legge di Murphy, dice che se qualcosa può andare male lo farà, e io ho iniziato molto presto quando giocavo a pallavolo, giocavo in serie D, cioè la schiacciatrice, avevo come ruolo questo da protagonista nella schiacciatrice, finché poi fortunatamente passiamo di serie, quindi andiamo in serie C e il mio allenatore mi dice: Francesca, guarda, da domani cambi ruolo. E io ho visto quello come un fallimento, ho associato il declassamento di ruolo come fallimento personale, perché pensavo che il mio allenatore non mi credesse quindi capace e brava nel mio ruolo, e la reazione che ho avuto è stato quello di essere molto triste, e soprattutto la reazione sbagliata, che poi a posteriori ho valutato sbagliata ma non nel momento, è stata quello di mollare. Cioè, dopo aver dedicato buona parte della mia vita alla pallavolo, ho deciso di lasciarla e di trasferirmi dalla Calabria a Modena per iniziare un percorso universitario. Questo percorso mi ha portato un po' in giro per l'Italia e per il mondo, finché non arrivo al 2011, quando
credevo di aver raggiunto una situazione di successo, nel senso letterale del termine, cioè credevo di aver ottenuto tutto quello che desideravo. Avevo fondato una startup innovativa, quindi ero vicepresidente di questa startup, avevo il contratto da docente universitaria, dato che appunto dopo la laurea in economia politica mi ero dedicata a un dottorato di ricerca tra Italia, Francia e Stati Uniti, ed ero ritornata dagli Stati Uniti per fondare in Italia questa startup e per dedicarmi alla docenza universitaria. Avevo un fidanzato, una casa, una famiglia che credevo solida, finché la legge di Sodi dice che prima o poi la peggiore combinazione possibile di circostanze è destinata a riprodursi. Nel mio caso è stato nel 2015, quando nell'arco di 2 mesi praticamente ho perso tutto, non avevo più il contratto, la mia società è stata liquidata dopo 1 anno e mezzo con diciamo strascichi anche con gli avvocati molto complessi, quindi mi soffermo su questo, ma non è stato certamente facile, e lascio il mio fidanzato, mi molla e vivo a casa sua, per cui non avevo neanche più una casa, per 6 mesi la mia casa è diventata la mia auto. E poi la mia famiglia si stava disgregando, perché mio padre, che era malato di Alzheimer, la sua condizione di malato di Alzheimer stavano peggiorando, infatti da lì a 2 anni poi è morto. Quindi capite bene che quello che sentivo in quel momento mi sentivo una fallita, sicuramente, e sentivo di essere caduta in un, la sensazione era quella di essere caduta in un burrone profondissimo da cui non riuscivo a vedere la luce, e soprattutto un burrone lontano, chilometri di distanza dai miei sogni, quasi essere come se fossi stata in un limbo distante dai miei sogni. Questa situazione di insuccesso, quindi passare dal successo all'insuccesso, mi ha provocato inizialmente questa reazione, cioè dare la colpa agli altri. La legge, una delle leggi di Jones dice: colui che sorride quando le cose vanno male ha pensato a qualcuno a cui dare la colpa. È vero, perché noi viviamo nella società della colpa, non è mai responsabilità nostra quello che ci accade, ma quello degli altri. Il problema è che io non l'avevo vissuta con un sorriso, anzi avevo molta rabbia. E questo, in qualche maniera, la rabbia non ti porta a ragionare, ma a vivere di emozioni negative, e quindi mi ha portato a chiudermi, finché poi un lavoro su di me mi ha portato a cercare di guardare il mondo da una prospettiva diversa e a capire che forse anch'io avevo delle responsabilità e che forse queste responsabilità erano dovute al fatto che io avevo fatto sempre scelte sbagliate, quindi che aveva ragione mia madre, mia zia, tutta la mia parentela, che mi diceva sempre: ma perché devi fare un dottorato in giro per l'Italia, fai un bel concorso pubblico e rimani nella tua zona di comfort senza avere queste particolari ambizioni. Quindi a un certo punto ho pensato: forse avevano ragione gli altri, sono stata troppo ambiziosa, dovevo ridimensionare le mie scelte. Però questo lavorare sulle mie scelte sbagliate ha portato come risultato una perdita di autostima, quindi mi ha fatto sentire ancora di più fallita e ha provocato un blocco. Cioè la prima reazione è stata quella: non voglio più fare niente, non voglio più fare formazione, non voglio più avviare una startup, non mi dedico più a niente, non faccio nessuna iniziativa, faccio il concorso pubblico come mi avevano suggerito i miei parenti, finché è stata proprio in realtà la malattia di mio padre che mi ha fatto capire che ci sono cose che si perdono per sempre come la sua memoria, ma cose che si potevano riconquistare, che io in fondo avevo fatto tutto quello che avevo scelto, per me era giusto, nel momento in cui avevo fatto le mie scelte erano giuste, ma ci sono cose che accadono alla vita che non dipendono dal nostro, non sono sempre sotto il nostro controllo, e oggi col Covid ne abbiamo una chiara evidenza. Ci sono cose che non possiamo controllare. L'importante è essere responsabili e sicuri nel momento in cui si fa quella scelta, che quella scelta per noi sia completamente giusta e che ci rende comunque felici. E quindi questa presa di consapevolezza che
il fallimento non era qualcosa di negativo, ma era semplicemente un feedback che mi veniva dato dalla vita e che mi suggeriva di percorrere altre strade. Allora in quel caso, solo in quel caso, ho iniziato in realtà a vedere la vita in maniera diversa, a vedere il fallimento come una cosa positiva e non negativa e a rimettermi in gioco. E quindi la legge di Paul dice non si può cadere dal pavimento, e questo mi ha portato a guardare la mia vita da una prospettiva diversa e a pensare che in realtà non ero caduta in un burrone da cui non potevo neanche più risalire, ero semplicemente atterrata, ero caduta, ero inciampata, ma da quel pavimento potevo risalire. Ora, se chiedesse a ciascuno di voi che cos'è per voi l'errore e il fallimento, non so se volete farlo scrivendolo nella chat, sono sicura che ciascuno di voi darà una definizione diversa, ma al di là delle diverse definizioni, la sensazione associata all'errore e al fallimento sarà sempre negativa. Io mi sono chiesta perché a queste due parole associamo così tanta sofferenza, no? E vi voglio, non so se si può vedere, spero che si possa vedere, vorrei far vedere un video, ditemi se si vede, altrimenti lo blocco. Certo. Si vede? Sì. Allora, lui è Adrian Solano, è un venezuelano che non aveva visto mai prima di allora la neve, ma non si sa come è riuscito ad arrivare alle Olimpiadi. Ha una storia particolare, anche perché è arrivato a Parigi, quindi ha preso il volo Venezuela-Parigi, ed è stato bloccato, perché quando gli hanno chiesto ma tu che ci fai qui, e lui ha detto sono uno sciatore venezuelano, la polizia ha pensato che lo stessero prendendo in giro. Perché in Venezuela non c'è la neve, e quindi lui doveva arrivare in Svezia per iniziare ad allenarsi sulla neve. In realtà non c'è mai, è arrivato giusto in tempo per fare la gara, e quindi è chiaro, e lo noterete dal suo stile meraviglioso, noterete che in realtà non ha mai sciato questa persona e che sta sperimentando per la prima volta in una gara importante un'attività che per lui era un sogno, cioè nella sua vita lui voleva fare lo sciatore, il punto che è nato in un contesto dove al massimo poteva sciare sulla sabbia, che non è esattamente la stessa cosa. E la sua è una storia molto divertente, l'ho interrotto, scusatemi, non so perché si è interrotto, ho sbagliato io, ho toccato qualcosa. Non so perché ho interrotto io qualcosa, si è interrotto lo screen, l'ho rifatto. Non ti preoccupare, sì. Si è perso tutto, molto bene. Allora, si è proprio chiuso il nostro... Ora si vede? È ritornato a vedersi? Aspetta un attimo, vediamo. Ma non ancora. Non ancora. Allora, prova a chiudere. Ecco. Sì, lo vedete? Ok. Sì. Vabbè, vado veloce, praticamente lui arriva naturalmente per ultimo al traguardo, ma in ogni caso riesce brillantemente a coronare il suo sogno. Sapeva che non sarebbe arrivato comunque primo, e ha però coronato il suo sogno. Ora, quando parliamo di errore e fallimento, c'è sempre una sorta di associazione quasi naturale tra il concetto di fallimento, errore e incapacità. Cioè, quando pensiamo e quando immaginiamo di aver fatto un errore, un fallimento, naturalmente ci diciamo siamo stati incapaci, oppure se qualcuno fa un errore nel fallimento, diciamo è stato incapace, quindi un imperfetto. E quindi se sei imperfetto, tu in qualche maniera non sei nessuno e non hai nulla, dato che siamo in una società in cui conta l'avere più dell'essere, c'è una strana associazione. Ma diciamo, il mio lavoro è stato quello di mettere in evidenza, come anche la storia di persone di successo,
questa correlazione in realtà non esiste, anzi le persone che hanno più commesso errori sono proprio le persone più capaci, le persone che hanno più sperimentato mettendosi in gioco anziché bloccandosi. E quindi quando parliamo di errore e fallimento in qualche maniera parliamo di successo e insuccesso, no? Se andate sul dizionario, successo significa esito favorevole o positivo, riconoscimento, apprezzamento altrui. Insuccesso è al contrario, un esito negativo, una cattiva riuscita, e ciò che non ha riscosso approvazione o successo. Quindi badate bene che da dizionario successo e insuccesso, oltre al risultato positivo o negativo, viene messo sempre in relazione con il giudizio altrui. Cioè c'è qualcuno che ci dice che è stato un insuccesso o applaude il nostro successo. E quindi è sempre un fattore relazionale. In verità, quindi, io sono appassionata di biografie di persone di successo, ma anche di campioni della sconfitta come Solano. E ciò che emerge è una definizione di successo molto più complessa di quella che pensiamo. Cioè, il successo è un prodotto dell'accumulazione costante di una serie di vantaggi e di opportunità. Come l'insuccesso è il prodotto dell'accumulazione di una serie di difficoltà, di errori, a volte anche apparentemente insignificanti. E quindi quello che è, diciamo, con la mia scuola e nel mio libro ho cercato di mettere in evidenza che se il successo è fatto di diversi ingredienti e segue sempre lo stesso copione, il fallimento è la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia. Segue sempre lo stesso copione anche il fallimento ed è fatto degli stessi ingredienti. Allora mi sono chiesta quali sono questi ingredienti che rendono la vostra vita di successo o di insuccesso. Viviamo in una società che ci vuole sempre perfetti, produttivi, a scuola dobbiamo prendere sempre ottimi voti e sul lavoro dobbiamo fare sempre step ulteriori di carriera. L'idea che si è sviluppata in questa nostra società un po' malata è che siamo vittime della cultura del migliore, della persona che si è fatta da sola, che partendo dal nulla ha raggiunto ricchezza e successo. Ma in realtà, andando a studiare le biografie delle persone di successo, scopriremo che il fallimento e il successo appunto sono due facce della stessa medaglia e che è in funzione di diversi fattori, non dipende soltanto dalla capacità di una persona, ma dipende dall'io, cioè dal talento, dall'abilità, dall'educazione, dalla formazione, dagli altri, da quelli che sono i nostri compagni di viaggio, i genitori, i nostri amici, la comunità in cui viviamo, e dipende dal contesto, dal luogo, dalla cultura e dalla data di nascita. Solano è nato in Venezuela, in un contesto in cui non c'era la neve, e quindi è molto probabile appunto che diciamo, i campioni nel campo dello sci siano chi in qualche maniera è nato in un contesto che ha familiarità con la neve. E quindi quali sono questi ingredienti? Per avere successo gli ingredienti dipendono sì dalla fattori individuali, cioè, ma non è soltanto una questione di talento, genio e quoziente intellettivo, è questione di intelligenza sicuramente, ma anche di soft skill, cioè di capacità, non soltanto di competenze, ma anche di abilità e di capacità di trasformare la teoria in pratica, è fatto di appunto competenze come sapere, di abilità, cioè di saper fare, ma anche in funzione della perseveranza. Uno dei fattori comuni che si trova in tutte le storie di personaggi che anche hanno fallito tante volte e che poi hanno avuto successo è proprio la perseveranza. E funziona il successo della caparbietà, della propensione a impegnare 10.000 ore, si dice, nel dedicarsi ad una attività. È stata fatta una ricerca qualche tempo fa in cui si diceva quanto tempo dedichi a un quesito, a un esercizio prima di considerarlo difficile. In media le persone dicono 2 minuti e sono quelle che in realtà mollano facilmente la presa, e quelle che invece dopo più tentativi, più stanno su quell'esercizio, ottengono un risultato positivo. Quindi la perseveranza e la caparbietà sono due degli ingredienti fondamentali per avere successo, e l'insuccesso si ha quando invece questi elementi non sono presenti. E nel caso di Solano abbiamo detto 10.000 ore, cioè avrà dedicato qualche ora semplicemente a quella sua attività sciistica, mentre invece è necessario
necessario allenarsi al massimo. Quindi Enzo Ferrari, io vengo da Modena, Enzo Ferrari dice: se lo puoi sognare lo puoi fare. È vero, si può sognare tutto quello che si realizzerà, ma questo, l'unico modo per trasformare questa affermazione in qualcosa di concreto è proprio la preparazione, la pianificazione realistica delle opportunità e degli ostacoli. Poi sicuramente il successo o l'insuccesso è una questione relazionale, nessuno ha successo o insuccesso da soli, dipende sempre da chi ci circondiamo. Chiedetevi chi sono i vostri mentor, chi sono i vostri compagni di viaggio, chi vi allena per dare il meglio e invece chi vi rende insicuri e vi spinge a sotterrare i vostri sogni. Infine, per avere successo è vero never give up, cioè devi fare esperienza e anche se questa esperienza porta, come Solano, dei risultati negativi, cioè un insuccesso, anche se lui ha avuto successo perché ha partecipato alle Olimpiadi in un certo senso, significa che dovete fare esperienza, provare, tentare, sperimentare, provare con la giusta intenzione e ritentare con la giusta consapevolezza, cioè avere consapevolezza dei vostri errori, non dire ok ho fatto un errore, capire perché avete fatto quell'errore e sperimentare con la giusta concentrazione. E infine, questo secondo me è un elemento fondamentale, tutti i manuali che vi insegnano ad avere successo dicono non dovete mollare, crederci sempre, non mollare mai è uno dei motti, soprattutto nello sport, molto evidenti. Esiste una lunga serie di citazioni e di aforismi sull'importanza appunto di essere coraggiosi, di non rinunciare ai suoi sogni, vi ho detto anche prima perseveranza sicuramente, anche perché statisticamente più tentativi significano più probabilità di successo e quindi spesso mollare è quasi un sinonimo di fallire, ma dobbiamo, la storia di Solano ce lo mette in evidenza, una regola basilare di una sana cultura del successo e anche del fallimento è che mai mollare, ma se ci sono le condizioni per farlo dovete lasciar perdere. Se io avessi ad esempio deciso di chiudere la mia società ad esempio un anno prima e non trascinarmi a una situazione che non era comunque favorevole, probabilmente avrei vissuto meglio quella situazione, perché spesso il vero fallimento è continuare a lottare contro i mulini al vento. E quindi mi potreste dire, va bene Francesca, è molto facile a dirsi, ma in concreto quali sono le regole d'oro? E ve ne do alcune che sono tratte un po' dalla mia esperienza. Uno, quando iniziate a fare un'attività di qualsiasi tipo, soprattutto se decidete di fare impresa, stabilite in anticipo quando dovete abbandonare, cioè in quali condizioni sarebbe opportuno fermarsi. Se non avete soldi, ad esempio, quindi al di sotto di un certo limite di debito non volete andare, oppure quando non siete più disposti a metterci tutto lo slancio, l'impegno che occorrono per eccellere. Mollate quando siete sereni, non fate come me, non mollate quando c'è una situazione caotica, perché questo vi porta a decidere sulla base di un sentimento, invece dovete essere lucidi per affrontare situazioni critiche. Mollate prima che siano gli altri a costringervi a farlo e soprattutto quando le circostanze vi costringono a farlo, e mollate in presenza, e questo secondo me è fondamentale, di progressi misurabili. Che significa? Se voi inviate una serie di CV o di proposte e venite richiamati spesso, però non ottenete nulla, nel senso che vi dicono sì, interessante, ma non abbiamo posto per voi, allora insistete, perché questo potrebbe essere un sì posticipato. Ma se inviate curriculum, se inviate progetti, se inviate disegni e ricevete sempre cortesi rifiuti o non venite mai ricontattati, allora forse è il caso di desistere, perché questo è un vero e proprio no che non contempla futuri sì. E quindi un esercizio fondamentale che ho imparato è quello di capire quando è un no, un rifiuto, un ottimo consiglio per cambiare percorso. E volevo finire con questa storia che è molto interessante, perché questa persona giunse per la prima volta a Los Angeles all'inizio degli anni 70 e le sue doti passarono totalmente inosservate, talmente tanto che si mise a fare il falegname. E un giorno un giovane regista, anche lui agli esordi, gli commissionò la costruzione di alcuni armadi su misura per la sua casa. I due si conobbero, si trovarono simpatici, alla fine il regista affidò al falegname un piccolo ruolo in un film che stava girando con un budget ridottissimo. Il film fu
bocciato da 6 case di produzione cinematografiche, ma alla fine diventò un enorme successo. Il regista era Spike Lee ed era gli esordi, e l'attore era un attore famosissimo, ma ve lo lascio a voi individuare, perché se googolate, cercate attori e falegname, vi escerà questo nome. Quindi questo per dire che dovete comunque impegnarvi nella vostra attività e nel vostro impegnarvi nel costruirvi la fortuna. La fortuna non esiste, e quando diceva Socrate, il talento incontra l'opportunità, ma anche la capacità di vedere che se accade un fallimento, una porta si chiude, magari questa porta chiusa, questa uscita può essere considerata semplicemente una nuova entrata. Grazie. Grazie mille Francesca, hai fatto un super intervento davvero, e ti ringraziamo per aver condiviso con noi anche, insomma, parti anche, insomma, abbastanza personali della tua vita, che non è sempre facile, di cui non è sempre facile parlare, insomma. E sì, c'è tanta carne al fuoco, devo dire, tra i vostri interventi, e sono super interessanti e mi sono venute in mente molte cose di cui parlare. Magari adesso vi leggiamo intanto delle riflessioni e commenti che ci sono arrivati, così magari ne parliamo anche insieme. Allora, ad esempio, abbiamo Giuseppe che ci scrive: mi è capitato mesi fa di fallire per un fatto lavorativo. Per mesi, e ammetto tuttora, ho perso la stima di me stesso. Ho comprato il libro Il fallimento a rivoluzione e cerco di analizzare questo fallimento. Grande, grazie. Se hai bisogno di consigli sono qui. Sì, come vedi, dalla mia esperienza, secondo me, appunto, è analizzare gli errori, perché si dice sempre sbagliando si impara, è una frase che la diciamo sempre, ma non la mettiamo mai in pratica, no? Sbagliando si impara, che significa? Che dobbiamo essere consapevoli delle nostre responsabilità e capire quali sono i nostri limiti per migliorare, per colmarli e fare meglio la prossima volta. Quindi capire se in quella tua fallimento c'è uno schema che si ripete, ci sono degli errori che si ripetono in modo tale da fare meglio la prossima volta. E poi voglio dire che non è detto, dalla mia esperienza ho capito una cosa, che ciò che noi etichettiamo subito come fallimento non è detto che sia così a distanza di tempo. Cioè 3 anni fa pensavo che fossero le cose peggiori che mi fossero mai accadute, dopo 3 anni penso che siano le cose migliori che mi siano accadute, perché in realtà, appunto, quando si chiudono delle porte non si sa come si aprono altre gallerie su mondi che non avevamo immaginato. Quindi darsi il tempo di capire se effettivamente quello era un fallimento oppure no. Grazie, perfetto, grazie per la risposta. E poi il secondo commento è di Giovanni e fa molto riferimento un po' a quello che ha detto Davide prima, ovvero il fallimento è non saper cogliere le opportunità che la vita ti offre, passando la vita ad immaginare una vita ideale per paura di affrontare quella reale. Davide, tu è un po' quello che hai detto anche tu prima, no? Sì, è proprio il discorso è proprio quello lì, che comunque ovviamente non bisogna mettersi sempre ad accettare ogni cosa. Lo dico soprattutto anche riguardo il mio lavoro, dove ci sono sempre commission diverse, e soprattutto anche in questo periodo commission che sembrano enormi, poi in realtà sono soltanto fumo. E secondo me il trovare anche l'occasione, è sempre difficile capire qual è l'occasione giusta, perché fin tanto che non si avvera è difficile sapere che sarà quella giusta. Però comunque non prendere tutto a caso, cioè farsi dei progetti e capire, ok, se faccio quella cosa lì magari posso arrivare in quella situazione lì, o comunque magari mi darà quell'occasione lì. Farsi comunque dei progetti, e quando si accettano certe cose o si vedono certe cose, cioè non prenderle così di sfuggita, ma farci anche dei ragionamenti. Non è una cosa, come diceva anche Francesca, c'è la fortuna, non è che esiste, bisogna costruirsela, e ovviamente se io accetto cose che magari mi possono portare a quel punto lì, può arrivarmi la fortuna di poi conoscere persone che lavorano in quel mondo lì, arrivare dove mi interessa anche a me. Cioè, bisogna sempre progettare un po', non è così come viene, ecco. Sono arrivate anche altre 2 domande, poi vedete in base a chi vuole rispondere. Dunque, dice, Paola chiede: spesso si ascolta il raggiungimento di una buona posizione economica. Chi ha successo ha un buon conto in banca, è così?
Ma se posso parlare, cioè, la frase che so di non fare la città alla fine è anche vera, nel senso, ovviamente per mantenersi sono importanti, però dipende anche molto da, siccome dipende dalla persona, come pensa di poter essere felice, qual è la sua felicità. Che se la mia felicità è comunque fare i miei progetti, sentirmi libero di scegliere e non scegliere, e avere, che ne so, a livello di soldi anche un livello un po' più basso, non mi interessa quello. La mia felicità è quella. Per qualcun altro avere la macchina, il palazzo e la felicità, allora magari non è felice di avere i soldi che voleva. È sempre molto relativa la cosa. Infatti. Condivido, io, se posso dire una cosa, la nostra società associa il successo alla fama, ai follower, ai soldi, cioè, ma non è una definizione universale, no? Dovremmo essere noi critici e autocritici nel dirci, ma per noi che cos'è successo? Da dizionario, io sono fissata con l'etimologia delle parole, successo significa far accadere le cose, ora far accadere le cose che ciascuno di noi reputa di valore, quindi se per te di valore è, come dice Davide, anche nel mio caso, per me di valore non è fare la dipendente, ma guadagnare di meno eventualmente, ma avere la libertà di fare i miei progetti, alzarmi la mattina e decidere io come lavorare. Per me questo è il mio successo, no? E quindi capire, ciascuno dovrebbe essere onesto con se stesso e dire, ma quali sono i miei valori, quali sono i miei obiettivi, cos'è per me il successo, indipendentemente da quello che si aspettano gli altri, e essere felice se si raggiungono anche piccoli risultati. Il successo non è avere la fama, anche perché altrimenti saremmo tutti tristi, no? Cioè, la maggior parte delle persone, cioè l'1% delle persone è ricchissimo, il resto no, quindi... secondo me dovremmo anzi imparare a divulgare tra di noi una diversa definizione di successo che parte dai nostri più profondi desideri, no? Che non hanno spesso niente a che fare con la materialità delle cose. Poi ci arriva un'altra, Paola commenta sotto dicendo, cioè mi ricollego giusto perché è la stessa persona che ha commentato dicendo, un antico detto del sud: quando si chiude una porta si apre un portone. Sarebbe bello, però visto il momento ora sembra più difficile. Che consigli dai, Francesca, per il post-Covid? Allora, come dico sempre, ci sono un sacco di opportunità, nelle crisi si aprono un sacco di opportunità, no? Soprattutto per le donne. Lei ha risposto a una donna, ho letto un articolo di Alberto Alessina qualche mese fa, che è un economista di Harvard che è morto proprio qualche giorno fa, e lui metteva in relazione la peste nera con gli sviluppi, la nascita del capitalismo moderno, con gli sviluppi della tecnologia e dell'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Io credo che ci siano oggi tantissime opportunità che dovremmo essere bravissimi a cogliere, e soprattutto cogliere le donne, perché anche diciamo l'aspetto tecnologico, spesso le donne sono distanti dalla tecnologia, oggi dovrebbero essere sfruttate per poter esprimere ciascuno di noi al meglio il nostro potenziale. Quindi se vuole scrivermi, io ho un po' studiato il contesto generale e ho trovato diversi spazi in cui secondo me ciascuno di noi si può esprimere, grazie proprio al Covid. Si apriranno diverse opportunità che è bene cogliere, ma bisogna studiare, quindi non è che la mattina uno si alza, no? Fare ricerca, capire dove si sta muovendo il mondo, quali sono i comportamenti, guardare anche, io sono un economista, nel lungo periodo, cioè tra qualche anno saremo tutti più anziani, ci saranno meno giovani, e questo cosa significa nella società? Che ci saranno altri lavori, altri spazi per alcune tipologie di lavoro, e quindi capire cosa vogliamo fare anche tra 5 anni, preparandoci oggi. Penso ad esempio a Zoom, una piattaforma che non è nata oggi, è nata qualche anno fa, ma lui oggi si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Le cose non nascono in 5 minuti, bisogna costruirle nel tempo, avendo una visione del presente e del futuro, quindi sapere anche proiettare questa visione nel lungo periodo. Quindi secondo me ci sono tantissimi spazi anche per rivoluzionare la formazione, l'education, settori un po' vecchiotti da alcuni punti di vista come approccio metodologico. Quindi non so cosa voglia fare lei, però se ha bisogno di supporto ci sono. Allora, qui c'è un'altra domanda di Chiara che dice: pensate che la difficoltà nel trovare lavoro sia sintomo del fatto di aver fallito nelle scelte precedenti di formazione, carriera, eccetera?
Cioè, non, è difficile dirlo perché, cioè, proprio come esempio anche mio, io facevo, cioè, non sono figlio d'arte, e i miei genitori fanno tutt'altro, e come sempre sono nato con, e ho vissuto con l'idea che lavorare in campo artistico è un hobby e non potevi fare nulla di tutto ciò. Poi ovviamente per arrivare ad avere un attimo la tranquillità per poter iniziare a fare quello che volevo, ovviamente cercavo anche altri tipi di lavoro e per portare avanti certe cose. Ovviamente quando quel tipo di lavoro è diventato invece più remunerativo, comunque mi dava una certa stabilità, ho lasciato perdere il resto e ho continuato con quello. Cioè, ovviamente essere di successo non vuol dire ok, adesso decido di fare illustratore, inizio a prendere soldi, faccio progetti, sono felice. Cioè, per arrivare a un certo punto, ovviamente, devi pensare anche come poterci arrivare ed essere pronto comunque ad adeguarti in continuazione, perché magari anche in questa situazione per 2 mesi c'è un blocco, soprattutto anche da noi nell'editoria c'è un blocco, tu dici ok, basta, è finita, ma in realtà magari trovi qualche altra opportunità o comunque cerchi in quel periodo di fare altre cose, per poi quando riparte o comunque quando si trovano nuove idee o comunque il tipo di lavoro cambia, rientrare di nuovo ed essere pronto. Cioè bisogna stare sempre comunque allerta, senza troppa ansia, però bisogna stare sempre allerta, non è una cosa tranquilla che uno sta lì e succedono cose. Non so se Francesca vuoi aggiungere altro, se no abbiamo un'altra domanda che è arrivata in privato. Credo che sia stato esaustivo, nel senso che comunque sia, diciamo, è un periodo nel quale dobbiamo capire che non è che, io sono un economista, ho fatto il dottorato in economia, un master in economia, ma non faccio l'economista. Come, allora dico, ho sbagliato tutto? No, bisogna capire come in realtà è possibile sfruttare tutte le competenze e le capacità che si sono acquisite anche in campo diverso per mischiarle e renderci unici. Quindi portare anche sul mercato del lavoro il nostro valore che è dato dalla nostra unicità, che è fatto di esperienze diverse. Anzi, io sempre di più incontro persone che hanno, nel mio team, io faccio questa selezione, che cosa cosa hai studiato, che cosa fai e che cosa vorresti fare? E devono rispondere 3 cose diverse. Io ho il geologo che è un esperto di improvvisazione teatrale, un chimico che si occupa di giochi da tavolo, cioè sono persone che hanno fatto esperienze completamente diverse, ma il punto, sono d'accordo con un inglese che dice bisogna valorizzare l'ignoranza creativa. L'ignoranza creativa significa che metti insieme persone che hanno competenze completamente diverse per rendere qualcosa di unico, e credo che questo sia anche il segreto per innovare e per presentarsi sul mercato del lavoro come persone completamente diverse dagli altri, altrimenti saremmo tutti gli stessi economisti, gli stessi disegnatori, gli stessi, cioè, che noia. Invece mischiare più ingredienti secondo me è meraviglioso, quindi non ci sono scelte sbagliate, bisogna solo trovare la strada giusta. Bene, allora invece questa domanda che ci arriva è di Andrea, che dice: se il fallimento non dipende da me ma è legato al gruppo di lavoro in cui sono inserito, è opportuno mollare o bisogna preservare tentando di correggere il gruppo e i singoli comportamenti? Basta. Questa è proprio la sfera magica. No, diciamo che non dobbiamo già dire che il gruppo non dipende dal gruppo, e nel gruppo ci siamo anche noi, quindi comunque c'è una distribuzione di responsabilità, magari qualcuno ne avrà di più, qualcuno di meno, però diciamo, credo che anche i gruppi che sembrano male assortiti ci danno la possibilità di capire qualcosa di più su noi stessi. Nel mio precedente gruppo non ci tornerei mai a lavorare, ma mi ha fornito un sacco di informazioni sulle persone con cui non devo lavorare, quindi è molto importante, e a migliorare alcuni aspetti caratteriali miei, quindi essere magari meno impulsiva e ragionare di più sulle cose. Quindi secondo me il primo salto è capire cosa posso migliorare io, poi se a un certo punto le strade si separano non è un problema, però capitalizzare il buono che qualsiasi gruppo di persone ti può dare. Se poi invece proprio ci stai male e quindi capisci che non li sopporti ed è una questione fisica, allora forse sì, cambia. Però secondo me il primo passaggio è capire cosa puoi migliorare tu, come puoi venire anche tu incontro alle persone. Grazie, grazie per la risposta.
Volevo dire una cosa dando un input anche a Laura, no? Ad esempio, ora magari voi adesso non lo sapete, però l'Informa Giovani del Comune di Bologna ha al suo interno diversi sportelli, no? Che servono appunto ai giovani della città che sono interessati un po' a diversi temi per sviluppare magari progetti, idee, se possibile. E gli sportelli sono diversi, c'è lo sportello psicologico, c'è lo sportello sull'autoimprenditorialità, lo sportello consulente del lavoro, i tandem linguistici, lo sportello legato a degli scambi magari europei, quindi magari esperienze che si possono fare anche all'estero, ovviamente non in questo momento, però insomma ci sono tante, tante cose. Volevo chiedere a Laura, inerente un po' a questo tema, no? Al fallimento, alla paura di fallire, se magari i giovani che vengono da voi agli sportelli vi è capitato insomma di avere domande su questi temi qua, quindi magari sul fatto di non riuscire, sull'impossibilità o magari anche appunto la mancanza di autostima, come di cui parlava Francesca prima, insomma, e cercare quindi di fare un po' un ragionamento anche su questo, sulla base di chi frequenta anche l'Informa Giovani, quindi giovani magari studenti o che si stanno approcciando da poco al mondo del lavoro, ecco. Ma i ragazzi che vengono all'Informa Giovani tendenzialmente vengono innanzitutto per parlare con qualcuno, no? Cioè non è solo la rete che può soddisfare tutto, la richiesta di informazione, l'esigenza di avere qualche consiglio, eccetera. La rete è importante, però tante volte poi hai bisogno di confrontarti con qualcuno. E quindi quando i ragazzi vengono all'Informa Giovani, sicuramente incontrando una Novella, una Bianca, un Giovanni, insomma la Serena, i colleghi che comunque sono sempre disponibili ad accoglierli. Adesso poi magari post coronavirus dovremo organizzare l'Informa Giovani su appuntamento, ma noi fino adesso siamo sempre stati aperti, senza appuntamento, il giovane entrava, chiedeva, si informava, eccetera. Comunque i ragazzi sostanzialmente quando escono dall'Informa Giovani, non perché sia un nostro servizio di cui io sono molto orgogliosa e penso anche la nostra amministrazione, escono che sono già che hanno già un sorriso in volto, nel senso che comunque già il fatto di aver potuto condividere delle loro perplessità, delle loro paure o anche solo insomma il fatto di essere un po' sperduti, disorientati di fronte a tutto quello che ti può offrire la città e non solo, il fatto di avere già qualcuno che ti ascolti e che ti possa dare una mano anche solo per capire ad orientarti, capire come orientarti, già questo ti dà soddisfazione e già questo ti incentiva e ti stimola. Addirittura poi noi abbiamo tutta una serie di sportelli, come dicevi tu, Mianu, che aiutano ancora di più magari a capire meglio cosa potresti fare o cosa non è utile fare, insomma, già ti aiutano a indirizzarti. Noi tra l'altro abbiamo sviluppato un bel progetto che l'abbiamo chiamato We Need You, che era rivolto proprio ai giovani NEET. Era un bando ANCI che ci ha dato l'opportunità, grazie a un finanziamento cospicuo, di attivare questo progetto che abbiamo svolto per un anno e che abbiamo rivolto a giovani NEET, quindi giovani senza lavoro e insomma senza nessun percorso di formazione in quel momento, tra i 18 e i 25 anni, e abbiamo avuto modo di vedere con loro, insieme a loro, coinvolgendoli, che facendo tutta una serie di attività sulle competenze trasversali, sulle soft skills, la cosa importante per loro era semplicemente rimotivarli, bastava rimotivarli perché si sentivano un po' tutti dei falliti, no? Così giovani e senza un lavoro, ma senza neanche riuscire a decidere per partire con un percorso piuttosto che un altro, un percorso formativo, dico. Si sentivano già a quell'età molto giovani quasi dei falliti. Ma perché? Perché probabilmente gli giravano intorno anche dei parenti, dei familiari, degli amici negativi, tra virgolette, oppure la scuola con loro aveva fallito, bastava un insegnante interrogandoli, parlando con loro, ma loro stessi poi si aprivano con noi, raccontavano di esperienze fallimentari nella scuola, magari dovute a un semplice insegnante che in quella materia li bastonava o li denigrava perché probabilmente non riusciva a stabilire un contatto positivo, una relazione positiva con quel ragazzo, e quindi loro poi dopo vivevano quell'esperienza
come un'esperienza negativa. La scuola incide moltissimo, il percorso scolastico incide moltissimo, non tanto sul voto, no? Ma su come vivi la tua esperienza scolastica, no? Il rapporto con gli insegnanti, con i compagni, se c'è qualche forma di bullismo. Adesso poi si parla anche di cyberbullismo che incombe, però insomma influisce e incide moltissimo. E quindi per questi ragazzi è bastato anche solo attivare qualche forma di conversazione un po' mirata, come fa Francesca, che è una formatrice, o Davide, per risvegliare in loro la fiducia in se stessi e dare quindi un po' di autostima. E questi sono ragazzi che poi, dopo aver fatto questo tipo di percorso più formativo sulle competenze trasversali, ma anche poi, diciamo così, anche pratico, grazie a dei laboratori in cui li abbiamo inseriti, che erano laboratori più artistico-artigianali, no? Anche a teatrale, dove hanno potuto esprimere le loro passioni, i loro interessi, insomma, sono ragazzi che poi dopo si sono riattivati, semplicemente grazie a queste iniziative che li hanno proprio, li hanno un po' risvegliati. E quindi secondo me ci vuole poco, però ci vuole, come diceva Francesca, ma anche Davide, ci vogliono dei mentor giusti, delle persone positive, delle persone che ti facciano vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, perché insomma di pessimismo ce n'è già abbastanza, no? E quindi per me, per esempio, quando Francesca diceva che cos'è per voi fallimento, per me fallimento per esempio è cambiamento, e per me il cambiamento è sempre positivo, perché comunque c'è qualcosa che si muove in te e intorno a te, e quindi è qualcosa che ti aiuta a risvegliare un po' il cervello e ti dà l'energia per rimetterti a studiare, per magari fare ricerca, ed è un po' quello che hanno detto anche i nostri esperti che abbiamo incontrato negli incontri precedenti, che dicevano: ragazzi, studiare, ricercare, non mollate mai, perché comunque per avere successo, tra virgolette, come diceva Francesca, bisogna comunque impegnarsi, no? Impegnarsi a costruire il proprio futuro, il proprio successo, e poi soprattutto con lungimiranza, senza guardare là dove finisce il proprio naso, ma andare un po' oltre. E quindi sicuramente potrebbe essere anche che facciamo uno sportello del motivatore, no? Perché potrebbe essere utile per i nostri giovani anche incontrare qualcuno come Davide, come Francesca, che, cioè, basterebbe anche solo una mezz'ora, che secondo me il giovane esce già con un'altra prospettiva. Perché davvero, secondo me, basterebbe poco. E quindi abbiamo bisogno anche di persone positive che diano positività ai giovani. Sono il nostro futuro, del resto. Se non puntiamo su di loro, su chi dobbiamo puntare? Grazie Laura. Sì, in effetti sono tante le cose, e soprattutto mi è venuto in mente, ad esempio, no, della scuola di Francesca, no? Ti è capitato, tra le persone che frequentano la scuola, anche appunto, si è fatto un po' una statistica di età, più o meno persone che hanno partecipato, se erano un po' più giovani, un po' più grandi, insomma, hai avuto modo di capire anche tu quali sono un po' le tipologie che si sono avvicinate al tuo progetto? Allora, noi partiamo dai bambini di 3 anni, quindi dai 3 anni. Facciamo i laboratori che si chiamano Elogio della Sconfitta, e attraverso il gioco insegniamo che a volte vinci, a volte impari. Quindi diciamo che dai 3 anni su non puoi parlare di errore e fallimento, ma il concetto di vittoria o sconfitta lo capiscono molto, molto bene. Quindi sono gli stessi bambini che poi attraverso il gioco capiscono, all'inizio si arrabbiano se perdono, e poi quando gli diciamo: guarda, cosa hai imparato da questo gioco? Bene, ora mettiamolo a disposizione della partita successiva. Poi magari vincono, dicono: ah, ho capito. E quindi è un processo, perché appunto non c'è un problema di scelta sbagliata, non è il problema del risultato finale, è come arrivi a quel processo. Quindi abbiamo bambini dai 3 anni in su, e poi facciamo formazione all'interno delle scuole o nelle
con percorsi dedicati a insegnanti e anche a genitori, perché spesso i peggiori motivatori dei figli sono i genitori, no? Che spingono i figli a seguire strade che non sono coerenti con i propri sogni. Spesso anche sono i ragazzi che magari dicono di non sapere niente, quindi si lasciano trascinare dall'adulto. Da docente universitaria vedevo spesso che i genitori accompagnavano anche i figli all'università, e quindi si capiva che c'era un legame che andava al di là del tema dell'errore e del fallimento, cioè qualche altra cosa. Comunque, diciamo, ad ogni età il concetto di errore e di fallimento cambia, no? Ed è sempre legato alle aspettative. È molto forte quando si è giovani, perché si hanno aspettative anche di un certo tipo, no? Si pensa che finire l'università significa puoi fare immediatamente il lavoro dei propri sogni. Non è mai quasi così, e più si va avanti è più probabile che ciò non accada, e quindi ritornavamo al concetto che aveva anche espresso Davide delle aspettative, cioè avere aspettative realistiche. Anche forse ne aveva parlato un ragazzo nella chat, cioè imparare ad avere aspettative realistiche, perché l'errore e il fallimento sta nel concetto di aspettative, non aspettarsi che tutto vada sempre bene, ma inglobare la possibilità che nel percorso ci siano incidenti e trasformarli in opportunità. Credo però che sia fondamentale fare uno sportello motivazionale, e abbiamo lanciato un questionario agli studenti, se poi volete che ve lo invii, secondo me è molto interessante, e su 300 studenti ad esempio è emerso molto forte che la paura di fallire oggi è legata all'incertezza del futuro, mentre lo stesso test fatto da noi un anno fa non dava gli stessi risultati, cioè i ragazzi avevano più paura di fallire per un problema di vergogna personale o per paura di perdere la stima di qualcuno che reputavano importante. Invece in questo periodo c'è proprio questo legame tra paura di fallire e incertezza del futuro, e quindi magari capire anche questo può aiutare i ragazzi, quindi se qualcuno mette a frutto questa cosa, aiutarli nel costruire il loro percorso e vivere con più serenità le incertezze appunto del futuro. Sì, anche perché secondo me, cioè adesso la cosa difficile è, cioè si vedono pochissime persone, secondo me anche proprio persone che famose o comunque in televisione, che hanno veramente un concetto di ideale, cioè portare avanti delle idee, sempre un buonismo, ok, ora bisogna dire questa cosa, si dice questo, domani bisogna dire un'altra cosa, si dice un'altra cosa. E questa perdita di ideale, legata poi, come dicevano i ragazzi, a un futuro che è difficile comunque da capire, mentre magari i nostri genitori avevano un concetto di futuro che sarà grandioso, tutti quanti felici, la tecnologia andrà avanti, un futuro bellissimo. Noi siamo in un momento in cui il futuro non sa proprio minimamente cosa avverrà domani. E quindi è molto facile non avere un ideale per cui combattere, perché secondo me il fallimento non si combatte con essere sempre positivi, cioè nel senso bisogna capire, questa è la situazione, cosa posso fare, dove posso esagerare, cercare di fare qualcos'altro, ma comunque mantenendo sempre delle solide basi sulla realtà, non esagerare, se no dopo si perde in generale. Questo credo che sia per ogni cosa. Cioè, è molto importante che, cioè, infatti ho moltissima paura, anche guardando il presente, sempre questa perdita di ideale. Cioè, prima almeno c'erano delle idee per cui combattere, ora è sempre un po' difficile trovare queste idee per cui combattere, siccome è proprio la guerra dell'abbattimento di queste idee, perché non sapere proprio per cosa combattere è il modo in cui dopo ci sentiamo dei falliti. Se invece per noi stessi già partiamo da quel punto di vista, io il mio ideale è vivere in quel modo lì, o comunque raggiungere quell'obiettivo lì, già lì si ha qualcosa per cui combattere, avere anche la forza per poi andare avanti e, come si diceva prima, non abbattersi subito, ma trovare sempre una soluzione nuova per andare avanti. Certo, no, ma infatti immagino che in questo pensiero di Davide, ma anche quello che diceva Francesca del risultato del questionario, no, che hai avuto più recentemente, probabilmente immagino sia anche legato un po' a questo periodo che stiamo vivendo, molto, molto incerto sotto tutti i punti di vista, perché appunto è un cambiamento completamente inaspettato che nessuno poteva prevedere, quindi probabilmente
alcune paure di fallire sono anche più, forse a volte amplificate, no? Immagino, almeno per alcune persone, magari invece per altri è più giusto vederli come opportunità di rinnovamento, di, appunto per provare nuove soluzioni, nuovi cambiamenti in atto. E volevo, su questo delle aspettative, perché poi quando cioè, noi nella scuola facciamo capire quali sono i diversi tipi di errori, perché gli errori ce ne sono di tantissimi e hanno tutti una fonte diversa, cioè voi potete fare errori perché magari siete in un contesto ignoto, e questo ad esempio come nel caso del Covid, perché molti anche esperti hanno fatto degli errori perché è una situazione che non conoscevano prima, e quindi è probabile, ad esempio se vi approcciate ad un lavoro che non conoscevate oppure iniziate a fare impresa, è probabile che farete un sacco di errori, ma questo è nelle regole del gioco. Poi ci sono una serie di errori che possono avvenire perché siete demotivati, stressati, e c'è un problema di defaticamento, diciamo, e poi ci sono i cosiddetti bias cognitivi, cioè noi esseri umani facciamo una serie di errori per come è strutturato il nostro cervello, e un errore ad esempio è quello della sindrome di Pollyanna, che è pensare che tutto andrà benissimo, o al contrario il bias della negatività, pensare che tutto andrà malissimo. Ecco, questi due approcci alla vita sono completamente sbagliati, perché vi demotivano da un lato, perché siete pessimisti e quindi dice vabbè, non conviene lottare, quelli ideali non ce l'abbiamo, dall'altro essere completamente ottimisti e poi si scontra contro la realtà, che appunto è fatta di up and down. Quello che bisogna insegnare ai ragazzi invece è essere ottimisti ma realisti, quindi avere fiducia nelle proprie capacità, capire che il mondo va in direzione che forse noi non, io sono una millennial, ho già visto una crisi economica, i miei genitori mi avevano detto guarda ti laurei, andrà tutto meravigliosamente bene, crisi economica nel 2008, pandemia, cioè non lo so, potrei anche decidere di mollare tuttora, invece no, mi dà la carica per mettermi in gioco e sperimentare. In fondo la vita secondo me è un tentativo di comprensione di se stessi in questo percorso ad ostacoli, io la vedo così, quindi è anche un modo per trovare le proprie energie, e un sacco di ricerche mettono in evidenza che anche in contesti critici noi esseri umani siamo in grado di trovare il meglio e anche capire cosa vorremmo fare nella vita, quindi magari questa pandemia vi sprona per trovare un ideale su cui lottare, il pianeta, la giustizia, l'equità, non so, dai, qualche altro ideale lo troviamo in questa pandemia. Beh, sopravvivere in questo momento. Io penso anche che siate anche più temprati, perché ogni volta che ci si rialza da un periodo faticoso, difficile, uno si rialza più forte, no? Più resistente, anche più temprato, e anche più pronto ad affrontare magari nuove difficoltà, ostacoli, eccetera. Questo comunque è fortifica sicuramente. Io cito proprio anche a cosa delle millennial, infatti siamo proprio, cioè, proprio un periodo quello che le abbiamo viste tutte, quindi... Sì, sono perito elettronico, mi hanno detto quando è finita vai a lavorare fai l'elettronico, vedrà tutto, tutti quanti avranno bisogno di chip e altro, ma in realtà no, hai cambiato tutto. Poi ho fatto criminologia e anche lì tutti quanti vogliono, tutti quanti si ammazzano, avrai lavoro, e anche lì va cambiato. Dopo faccio disegno, che magari è quello, dai. E lì c'è il tuo autoritratto, no? Che ha questa contorno da un lato che è mosso perché riprende un po' quello che vedevi tu con quell'occhio lì, giusto? Sì, che adesso lo vedo un po' di meno, però comunque sì, vedevo completamente distorto, perché proprio era una cosa, un fattore della retina che aveva un problema, inizia a vedere tutto quanto distorto. Mm-hmm. Sinceramente già dall'inizio la vedevo in modo, cioè non me la sono presa male, ho detto boh, strano, è un modo diverso di vedere le cose, alla fine non mi fa così male, va bene lo stesso, dai. Sì. Poi ovviamente ci sono cose più peggiori, lì dopo ognuno si rapporta sempre in modo diverso. Poi insomma hai inventato anche un tuo stile in questo modo, come dicevi tu, hai cominciato a vedere il mondo anche con due prospettive diverse. Sì, già prima c'era la psichedelia, quando è successo questo abbiamo aumentato con quello, dai. Grande. Allora, senza occhiali, e scopro che il mondo è più bello senza occhiali, quindi è un modo per vedere la realtà in un'altra maniera, però è utile insomma sperimentare
i limiti. C'era arrivata un'ultima domanda, non sulla chat, ma in privato, che diceva: accontentarsi è fallire? No. No. Dipende sempre da quello che vuoi. Cioè, se quello che sei arrivato ti piace, è giusto che sia quello. Se è quello che hai fatto, no. Scusami, Davide, ti ho parlato sopra, pensavo... No, avevo finito. Ah no, dicevo che se quello lo rende, se quella condizione ti rende felice e soddisfatto, perché pensare di accontentarsi? Dagli un'altra etichetta. Un'altra parola. Di che il tuo successo, cioè perché associare, ecco, spesso associamo le etichette sbagliate, accontentarsi è il tuo successo. Il tuo successo è avere quel pacchetto e quella condizione. E niente, poi vabbè, diciamo Paola che era, ci aveva scritto prima, ha detto: grazie Francesca, mi farà piacere una chiacchierata perché è necessario aprirsi a nuove opportunità. Concordo che la cosa principale è rimotivarsi a tutte le età, poi ha scritto sotto il motivatore: il lavoro del futuro, e finisce Emerenziano scrivendo: sempre tentato, sempre fallito, non discutere, prova ancora, fallisci meglio, citando Samuel. Okay. Insomma, grazie per il giusto. Volevo capire se qualcuno ha trovato l'attore. Io ho detto, ho sbagliato il regista, non era Spike Lee, ma George Lucas. Non so perché mi è venuto Spike Lee, invece era George Lucas. Io ho cercato, ma mi è uscito Muccino, ma è possibile? No, il falegname. Infatti, da falegname tu mi uscì la prima cosa Muccino, ho detto, non so, mo c'è un altarino che... Siamo state copiate dal fatto che ha sbagliato il nome del regista. Esatto, comunque l'ho trovato. No, però adesso lo voglio sapere, io sono curiosa. Harrison Ford. Che faceva il falegname, ma nessuno se lo considerava, nessuno lo chiamava i provini, finché George Lucas aveva bisogno di qualcuno che gli facesse degli armadietti a casa. E gli ha detto: ah, ma perché non vieni a casa famiglia Paoletti? E poi parlando, aveva deciso George Lucas di fare questo film che si chiama American Graffiti, che è stato considerato dalla critica un fallimento. Quindi c'era il fallimento di Harrison Ford, il fallimento di George Lucas, e poi Harrison Ford è diventato l'attore perché in quella parte poi è riuscito ad avere una parte e è iniziato da lì la carriera. George Lucas in realtà poi il film ha avuto successo e gli ha aperto la strada poi per altri film di successo. Quindi non bisogna mai demordere. Magari appunto facendo i falegnami verrete scoperti e diventerete le nuove star del cinema. Chissà, infatti sì. Grazie. Infatti qualcuno aveva indovinato, Harrison Ford, sì. Guerre stellari, esatto. Grazie. Devo scoprire qual è il problema dell'algoritmo del mio computer che mi ha fatto uscire. Insomma, vabbè. Infatti sì. Ancora? Comunque, vabbè. Si continua a dare questo risultato. Senza te. Beh, per adesso, quindi, altre domande sono arrivate? No, mi sembra. No, mi sembra... No. Ok. Niente, io sì, rispetto a tutto quello che è stato detto sono assolutamente d'accordo e penso che probabilmente, ma immagino un po' per tutti, molto spesso facciano anche, oltre che le aspettative che ognuno ha di se stesso, anche molto i giudizi degli altri, no? Che molto spesso influenzano tantissimo le scelte, influenzano anche il modo di magari di rapportarsi, quindi sono... Molto spesso appunto i giudizi esterni, quindi come la famiglia, come magari appunto il gruppo che si frequenta, sono tante le cose che possono incidere. Però sì, devo ammettere che i vostri racconti anche personalmente mi hanno fatto sentire meglio, quindi se hanno fatto sentire meglio, mi hanno fatto sentire meglio anche gli altri, sono felicissima già di questo, quindi davvero grazie mille per averci raccontato le vostre esperienze e aver dato un sacco di consigli davvero utili, che secondo me
a volte possono magari sembrare scontati, ma non lo sono e vanno ripetuti, ripetuti, ripetuti 100.000 volte a tutti i ragazzi, a tutte le generazioni, anche ai bambini, giustamente come diceva Francesca, visto che lavorate anche con i bimbi così piccoli, perché serve veramente cambiare mentalità e per aiutarci, insomma, aiutarsi anche a vicenda e poter migliorare tutti insieme. Quindi davvero grazie mille per i vostri interventi, sul serio. Grazie a voi per la proposta. Grazie Francesca, grazie Davide, e spero di avervi anche all'Informa Giovani fisicamente quando sarà possibile. Presto avremo modo di rivederci con i ragazzi. Certamente. Grazie Mianu, grazie Cecilia. Grazie. Ciao, grazie a voi. Io ricordo l'ultimo incontro che avremo appunto il 9 giugno con, insomma, dei piccoli e grandi esempi del nostro territorio, di ragazzi che stanno portando avanti i loro progetti e ci racconteranno un po' come vanno. Quindi parliamo sia di un festival, di associazioni culturali, quindi un mix di cose, e ci faremo raccontare come stanno andando. Quindi vi ringrazio ancora e vi aspettiamo per il prossimo incontro il 9 giugno. E questo incontro qua sarà poi possibile rivederlo sul canale YouTube dell'Informa Giovani, perché verrà caricato lì. E poi, se ci lasciate anche i vostri materiali, li caricheremo sul sito di Flash Giovani. Okay. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ciao. 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 Ciao.